Dopo l'avventura alle Iene, è tempo di reinventarsi per Alessia Marcuzzi. Tante le offerte in questo momento per la showgirl, ma occhio al sogno. Dopo l'ultima puntata delle Iene, Alessia Marcuzzi aveva detto addio a Mediaset, lasciando di sale tutto il mondo dello spettacolo. Un annuncio inaspettato, che ha messo fine a 25 anni di straordinaria carriera della showgirl nella rete del Biscione. E, dunque, è arrivato il momento di cambiare aria per la conduttrice, che al momento si sta godendo le sue meritate vacanze, ma con un occhio sempre al cellulare. Sì, perché di chiamate la Marcuzzi ne ha avute a bizzeffe. Lo ha riportato il giornalista Alberto Dandolo. L'esperto di gossip e di spettacolo, infatti, nella sua rubrica del settimanale Oggi, è intervenuto proprio sul futuro dell'ex Iena, parlando di interessamento forte da parte di moltissimi network, ma anche del sogno nel cassetto della presentatrice. Dopo l'annuncio dell'addio a Mediaset, sono stati moltissimi gli estimatori in giro per l'Italia a bussare alla porta della Marcuzzi. Una grande presentatrice, con la sua esperienza e con la sua bravura, non potrà certo rimanere con le mani in mano, e le offerte per lei sono letteralmente fioccate. A riferirlo è stato Alberto Dandolo, sulle pagine del settimanale Oggi. Ecco le parole del giornalista. Proprio in questo periodo starebbe vagliando le numerose offerte televisive che le stanno giungendo da più fronti. Inoltre Dandolo ha riportato un'importante indiscrezione, riguardo il «sogno nel cassetto» della Marcuzzi. Pare infatti che la conduttrice voglia scrivere un programma TV tutto suo, diventato un'autrice. C'è chi giura che il grande desiderio di Alessia Marcuzzi sia quello di scrivere un programma di suo pugno, conclude Dandolo, in cui poter finalmente esprimere tutta la sua creatività.